Gentile pubblico, buonasera. Buonasera e benvenuti a questo appuntamento con l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza. È l'appuntamento di luglio, ormai è tradizione da tantissimi anni il Conservatorio si conceda con gli il programma dell'Orchestra Sinfonica sempre nel mese di luglio. Questa attività di solito la svolgiamo nel nostro chiostro, che è un posto anche bello come questo, suggestivo. Quest'anno però abbiamo voluto portare il Conservatorio, l'Orchestra del Conservatorio, alla città in questo appuntamento di luglio. E lo abbiamo fatto in questa splendida cornice perché da quest'anno abbiamo avviato una serie di protocolli d'intesa con alcune strutture e attività della città di Cosenza, tra cui anche il Castello Svevo, con la gestione del Castello Svevo. E per questo voglio ringraziare il dottor Pietro Pietramala, con il quale abbiamo firmato questo accordo, e che il Castello Svevo è diventato quasi una sede mensile dei concerti del Conservatorio, perché da aprile, da quando abbiamo firmato la convenzione, periodicamente facciamo dei concerti in questa bellissima struttura. Ma non solo per dare visione a questa bellissima struttura, ma anche un significato simbolico, che è il Conservatorio di Cosenza si apre alla città. Questo naturalmente lo abbiamo sempre fatto, ma attraverso questi protocolli d'intesa vogliamo appunto far vivere la nostra istituzione, che non è solo una istituzione didattica, ma è anche una istituzione di produzione e di cultura e di attività culturale che arricchisce quella che è, diciamo, l'attività culturale della città di Cosenza. E quindi, per esempio, abbiamo organizzato il 21 giugno la Festa della Musica, dove abbiamo invaso tutte le strutture pubbliche storiche della città di Cosenza. È stata un'esperienza veramente magnifica e che vogliamo potenziare gli anni che verranno, gli anni futuri. Per questo io voglio ringraziare la gestione del Castello Svevo, ma voglio ringraziare soprattutto voi pubblico che siete presenti questa sera, la nostra orchestra, grazie ragazzi, sempre in gamba, che sono molto, come dire, partecipano con tanta passione, questa sera ve ne renderete conto, e il maestro Titotto, il direttore d'orchestra naturalmente, che con passione cura e guida questi ragazzi. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e una buona serata. Grazie a tutti. Un'ultima cosa, all'ingresso, insieme nel programmino di sala, troverete una scheda con un piccolo questionario. Questo questionario ci serve per migliorarci, nel senso che sarà oggetto di valutazione del nostro nucleo di valutazione, per capire quali sono i nostri punti forti e i nostri punti deboli. Quindi vi invito a compilarlo e a lasciarlo nell'apposita urna, perché sarà, per noi sarà molto prezioso. Grazie. Thank you.
Thank you.
Thank you.
questa iniezione di energia, buona estate! Ah, yes.